fibrosi cistica. Ebbene, un invito alla solidarietà e alla speranza per sfidare la fibrosi cistica, leggo, la malattia genetica più diffusa che purtroppo interessa molte più persone di quanto potremmo immaginare, se solo si considera che ne ha affetto un neonato ogni 2000-2500, che grazie però alla ricerca e alle cure gli hanno consentito di diventare adulto. Abbiamo con noi Emanuele Cerquaglia, presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia. Ciao Emanuele. Ciao, buonasera. E con noi c'è anche Alessandro Ferrari, coordinatore del Comitato Famiglia Genitori dei Figli Colpiti da Fibrosi Cistica. Buonasera. Buonasera Alessandro. Allora Emanuele, facciamo un passo indietro e cerchiamo di fare un po' il punto della situazione iniziando proprio da questa malattia. Allora, la fibrosi cistica è la più diffusa delle malattie rare, è una malattia genetica, quindi la trasmettono mamma e papà insieme al colore dei capelli, il colore degli occhi, l'altezza, il sesso, eccetera. Quindi non è virale, non la si può prendere, un bambino non può prenderla da un altro bambino. Quindi i bambini possono giocare tranquillamente insieme. Tutte le volte ripeto questo perché purtroppo ci sono ancora esili che magari fanno un po' di resistenza. Sì, c'è un po' di ignoranza e quindi, come tutte le cose che non si conoscono, fa paura. In realtà i bambini possono giocare tranquillamente con gli altri, anzi spesso sono gli altri bambini che magari con una semplice influenza, un raffreddore, possono essere un po' più pericolosi per il bambino con la fibrosi cistica. È una malattia genetica, dicevo, quindi c'è un danno, un errore nel codice genetico e questo porta a una errata sintesi di una proteina. Purtroppo questa proteina viene usata in tutte le cellule del nostro corpo, quindi gli effetti netti della malattia poi sono danni ai polmoni, al pancreas, all'apparato digestivo, più un'altra serie di complicanze che man mano vengono. Ma questo con una casualità o una predisposizione ereditaria? Uno dei due genitori deve essere almeno portatore sano e anche l'altro genitore deve essere almeno portatore sano. Quindi io e mia moglie abbiamo scoperto di essere entrambi portatori sani quando, grazie allo screening neonatale, dopo un mese dalla nascita del nostro figlio, hanno diagnosticato la malattia del bambino e quindi siamo entrati in questo mondo, abbiamo conosciuto la malattia perché non la conoscevamo e pian piano ci stiamo impegnando. Io mi sono trovato a essere presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica nel capitolo lombardo. E tuo figlio ha 5 anni, se non sbaglio. Mio figlio ha 5 anni, sì. E hai 3 figli? Ne ho 3 figli, uno più grande e uno più piccolo. Com'è, il più coccolato? No, si cerca di distribuire le coccole. Dai fratelli, dal più piccolo e dal più grande? Oppure litigano, così come avviene come in tutti, come tutti gli altri, uguali identici. Quali sono i sintomi? Cosa vi ha portato a portare il bambino in un centro specializzato? In Lombardia, grazie al cielo, ma grazie anche all'impegno del servizio sanitario, vi è uno screening. Appena i bambini nascono, gli viene presa una goccia di sangue e insieme a tante altre possibili malattie viene screenata, brutto termine, anche la fibrosi cistica. Quindi lo si sa ancora prima, spesso lo si sa prima ancora che i sintomi compaiano e si vedano, come è stato il nostro caso. Quindi poi il bambino viene seguito da un centro, a Brescia abbiamo il centro di supporto regionale, quindi in regione Lombardia abbiamo il centro di riferimento a Milano dalla dottoressa, dalla professoressa Colombo, e il centro di supporto a Brescia gestito, adesso si vedono anche le immagini dello staff, dalla dottoressa Padoan. In questo centro i bambini sono seguiti e, come hai detto tu prima giustamente, diventano adulti, che rispetto a tanti anni fa è una novità, una cosa importante che siamo riusciti a raggiungere, tanto che adesso a Brescia ci stiamo ponendo il problema del centro adulti, cioè i bambini sono cresciuti e quindi stiamo attivando un servizio, un ambulatorio specifico, delle camere di degenza specifiche per i pazienti con fibrosi cistica ospitate dalla pneumologia, e quindi pian pianino stiamo facendo crescere anche il centro che segue i nostri figli. Bene, è un bel traguardo, non è un punto d'arrivo senza ombra di dubbio, però adesso bisogna lavorare proprio per questo centro dedicato agli adulti, esatto, giusto? Sì. E allora, come possiamo contribuire alla realizzazione e incentivare naturalmente un processo che porterà a questo traguardo? Ma noi, bisogna dire che l'anno scorso è stato il 10° anno del compleanno del centro di supporto fibrosicistica degli ospedali civili di Brescia, perché da 10 anni eravamo già in campo insieme con i nostri bambini per raccogliere i fondi perché si potesse anche a Brescia avere questo centro. Quindi tutti i genitori si sono atti da fare,
un risultato importante l'hanno ottenuto, l'abbiamo ottenuto avendo questo centro, appunto perché prima i bambini andavano tutti o a Milano o a Parma, o a Brescia non ce l'aveva. Quindi un risultato importantissimo che adesso dobbiamo implementare, riammodernarlo. Quindi, mi perdoni, immagino che anche altri bambini di altre città arrivino adesso a Brescia. Non in tutte le città ci sono centri, penso a Cremona, Mantova. Sicuramente sì, perché come si spostavano i nostri, si spostano anche gli altri. Poi abbiamo una dottoressa Padovan che è riconosciuta proprio, una dottoressa importante su questa malattia. E il nostro dovere, lo sentiamo come dovere, di portare questi fondi perché per dare tranquillità a chi lavora di avere davanti la possibilità di sviluppare le loro capacità a favore dei bambini ammalati. Insieme con i nostri bambini quest'anno scade il 20esimo, sono 20 anni che la facciamo, sono 3 giorni di manifestazione, io la chiamo festa per i bambini, dove mettiamo dentro un po' di tutto. Iniziamo col venerdì 28 con un invito a tutti, senza doverli invitare, ma chi vuol venire a una cena di benefica che facciamo presso il ristorante, non si può fare pubblicità, bisogna dirlo però, perché il ristorante è a Palermo, Franciacorta, Villa Giardino, dove è una cena che ci ritroviamo, raccogliamo fondi, come fanno le solite cene di benefiche, per poi andare il giorno dopo al Teatro Oratorio di Padernione per incontro con 2 medici, sempre dell'ospedale civili, che parleranno soprattutto verso il problema degli adulti, come sentivamo prima il Presidente, i bambini fortunatamente diventano grandi, diventano adulti, bisogna cercare di avere anche le possibilità di dare uno spazio anche e la sicurezza anche per chi è adulto. Seguirà naturalmente, come sempre, la commedia dialettale in dialetto che fa sempre un po' divertire, mentre la domenica c'è una festa proprio di tutti i bambini con il pifferaio magico. E in questi 3 giorni c'è sempre allestita una bancarella, un mercato solidale dei prodotti tipici della Franciacorta che ci regalano diverse aziende, a cui naturalmente bisogna ringraziarli tutti, anche quelli che hanno messo i premi nella nostra grande lotteria, perché c'è un po' che in giro. E il ringraziamento vanno poi a questi genitori, i primi, che sono quelli che si danno da fare, la Cinzia Serlini, che è la prima in testa, che è una mamma che ha 2 bambine di questa malattia. Bambine, una adesso grande, e altre mamme che insieme a loro insieme a noi abbiamo messo in piedi questa manifestazione. Cerchiamo di promuoverla perché con più gente conosce questa manifestazione, non tanto per la festa, per il donare, per dare un due soldi, ma però per capire anche che c'è una malattia importante che può colpire qualsiasi bambino, che può nascere qualsiasi bambino, che sappiano che esiste. E magari sfatare anche tante altre cose. Sfatare anche i miti di questa malattia, come diceva il Presidente, che non è contagiosa, che è una malattia come gli altri. Chi viene alla cena del 28 vedrà che nell'intermezzo ci saranno un balletto frenetico, non lo sa neanche il Presidente. Tra le ballerine le più brave c'è una bambina che è affetta di malattie di fibrosi cistica, ma che chi non lo sa dice ma non è ammalata. Non è che ci sia una malattia dove si riconosce subito, una malattia che purtroppo se la portano dentro, come diceva il Presidente, ma che si fa vedere che si può vivere normalmente in mezzo a tutti, insieme agli altri. Se poi gli altri sono insieme, sia i genitori sia gli stessi ammalati si sentono, non tutelati, ma si sentono vicini alla gente che li supporta, è un momentino di coraggio in più per continuare ad andare avanti. Certo. Voi avete creato questo comitato, no? Comitato Famiglia Genitori dei Figli Colpiti, quanti anni fa? 20 e più anni fa, perché io, la storia è molto breve, ero sindaco del mio paese. Vicino. Quale paese? Rodengo Saiano. Okay. Vicino a mia casa c'è questa famiglia con 2 bambine ammalate e ho visto le tribolazioni di questa famiglia. E abbiamo inventato una festa di bambini indicando in una malattia, perché distribuire a tutti un po' non si risolveva nulla. Abbiamo pensato, diamo le nostre forze dentro lì, che quantomeno faremo nascere. E così l'abbiamo anche centrata, perché poi mi hanno fatto diventare componente dell'associazione Milano. Là è nato il primo ambulatorio con i fondi del comune di Rodengo Saiano. E così siamo sempre andati avanti. Non ho più fatto il sindaco, devo dire che va merito anche agli altri sindaci, ma anche quello attuale, anche le amministrazioni comunali che sono venute dopo di me, al di là del colore che portavano, hanno sempre sostenuto questa iniziativa, vuol dire che era un'iniziativa
che era per tutti, ma era un'iniziativa che aveva delle fondamenta serie. Certo. E qui siamo andati avanti, poi abbiamo capito che bisognava fare il centro Milano era troppo lontano, e da lì siamo rimboccati le maniche. Adesso io sono tolto da Milano perché avevo altre cose da fare, è arrivato i giovanotti, io mi sono andato da fare per portare avanti la raccolta fondi perché il centro che abbiamo poi ottenuto con grande fatica possa andare avanti e possa essere un punto di riferimento importante. Emanuele, tu che fai nella vita? Io... Oltre ad essere presidente. Ho un'azienda di informatica. Hai un'azienda e cerco di portarla avanti. Quindi di conseguenza tante energie nei confronti, nel personale della tua famiglia, immagino. Sì. E poi anche promotore, quindi presidente della Lega Italiana Fibrosicistica Lombardia. E in questo caso anche tu farai parte naturalmente della cena e di tutte queste cose. Cerco di aiutarli. Se tu posso... ti sei avvicinato al comitato come genitore? Sì. Ho cominciato da lì, ho conosciuto loro, mi hanno tirato dentro. No, è stata una bella famiglia allargata. Posso chiederti, visto che mi hai citato anche internet, io immagino che spesso se una persona senta dei sintomi o comunque possa pensare che ci sia una malattia nei confronti di un parente, entra in internet e sbircia e di lì insomma ci si può terrorizzare perché c'è il mondo. Qual è il tuo consiglio? Di chiedere ai dottori. Quindi non fare da te, diagnosi affrettate. No, ma soprattutto, ma anche ogni malattia, tra cui la fibrosicistica, poi si declina paziente per paziente e il medico è capace di aiutarti a capire ciò che leggi. Poi per carità, uno studia, legge, si informa, perché c'è anche quello ed è giusto, però va capito. Certo. Se ho un minuto ancora, è un momento importante questo per la fibrosicistica. Sembra che ci siano in batteria, adesso non vorrei dare false speranze, ma sembra che ci siano delle possibili cure all'orizzonte. E adesso stiamo facendo di tutto, e questa raccolta fondi va in quella direzione, per far sì che il centro di Brescia sia attrezzato, sia anche ristrutturato, quindi stiamo parlando proprio di ristrutturare anche pareti, muri e così via, sia strutturato per poter fare ricerca clinica, quindi per fare in modo che le nuove possibili terapie siano accessibili il prima possibile dai nostri pazienti. Questa è una sfida nostra dell'associazione, perché ovviamente faremo la nostra parte, è una sfida che l'ospedale vuole fare sua e ovviamente il centro medico vuole far sua. Quindi stiamo tutti attorno a un tavolo lavorando perché il centro possa ingrandirsi, ed ecco dove andranno i soldi raccolti da questa iniziativa, e possa avere le risorse economiche, di personale e di spazi per poter dare accesso ai nostri pazienti alle cure più innovative man mano che queste arrivano. Penso sia una bella sfida. Bellissima. E allora prendete nota di queste giornate: venerdì 28, sabato 29 e domenica 30. Abbiamo visto spesso e volentieri anche in monitor il riassunto di queste tre giornate, ma c'è anche il sito internet fclombardia.it, qui il link anche per riscoprire nel dettaglio queste tre giornate. E noi ringraziamo i nostri ospiti, quindi ringraziamo Emanuele Cerquaglia, presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia, e Alessandro Ferrari, coordinatore del Comitato Famiglia Genitori per Colpiti da Fibrosi Cistica. Noi ringraziamo a voi per l'opportunità che ci avete dato. Grazie. Grazie. Ci fermiamo per un attimo, tra poco. Partecipa al concorso del giornale di Brescia Leggi e Vinci. Incolla sulla tua cartella